No, tutto a posto. Meno male. Ieri sera ho dimenticato di chiudere a chiave. E in questo quartiere, se ti dimentichi lucchetti e chiavistelli, c'è da aspettarsi veramente di tutto. Mica come nei film, dove possono lasciare tutto quanto aperto, soprattutto la macchina. Come fa Pierce Brosnan con suo fuoristrada. Sei un angelo. Per Vittorio Gassman invece la macchina è proprio tutto. Il film è Il Sorpasso, capolavoro della commedia all'italiana. E qui l'automobile è per il protagonista il suo orgoglio e la sua delizia, ma questo non gli impedisce di lasciarla lì scoperchiata in bella mostra. Non ti puoi fermare qua, c'è divieto di sosta. Vedi, quello ha già la multa. E che ti frega? La multa? Aspetta un po'. Se non ci aiutiamo fra noi automobilisti. Mentre Gassman con la sua Lancia Aurelia si limita a fare lo spaccone, Daniel Craig in The Pusher usa la macchina per dei traffici loschi. Anche lui ovviamente la lascia aperta e incustodita. Se la macchina la lasciano aperta nei film d'azione, figuriamoci nelle commedie. Ecco Ben Stiller che parcheggia davanti a casa di Cameron Diaz. Neanche lui, a quanto pare, va pazzo per gli antifurti. Ben Stiller la macchina la lascia aperta, ma è comunque un dilettante in confronto alla famiglia di Little Miss Sunshine. Loro il furgoncino lo lasciano letteralmente spalancato. Togliere la portiera? Anche un buon antifurto. Chi è che ruberebbe mai un catorcio del genere? Buongiorno. Quanto costa quello? 2,50. Ho dimenticato il portafoglio in macchina. Signore, ha dimenticato le chiavi. Tante aperte. In Italia rubano 500 vetture al giorno. Quindi? E quindi corri a chiuderla, dai, che te la fregano. La vita non è un film.